Smash 4, il bello è tutto il gioco sull'edge, tutto lo spacing. Più l'arena è piccola, più è divertente vedere il matchup tra due che sanno veramente giocare. Town and City, Grand Final. Town and City. Iniziamo. E vediamo lo stilista blu che si abbina col verde, al verde di Town and City. Blu alta moda, se andava in di Final Destination andava col rosso. Loci subito, serie di up tilt. Tenta col counter di bloccare, ma... Subito 61% di danni. Blu sta sul bordo. È interessante il Mario di Loci, assolutamente una valida alternativa a Ganondorf e a Capitan Falcon. Deformazione professionale. Io c'ho la Wii U truccata a casa, l'ho comprata sotto costo, posso selezionare solo Ganondorf tra i personaggi, quindi no, non ce li ho in mente gli altri. Tanto non servono. Ma per me assolutamente. Ho la conoscenza di un gioco che avrebbe una persona qualunque presa per strada. Intanto Blue Link non Blue Link fa pressione, intanto molto bene. Riesce a recuperare praticamente. Blue Link ha veramente dei momenti in cui sembra leggerli col dito sul testo, le mosse di Loci. È veramente impressionante. Loci prova la smash. Smash e funziona. Funzionissima. Side B. Blu secondo me sta anche provando un po' Coring, sa di essersi qualificato per le finali. Quindi probabilmente, attenzione, non entra lo smash. Sarebbe stato veramente divertente vederlo. Ma però lo stocca. No, vive ancora. Serie di... Oh, Loci! Oh! La combo stila Coru. E questa roba qua è da raccontare ai nipotini. Bistoccato Blue Link con Mario. Adesso lo può dire. Era in dubbio se mettere o no i video su YouTube. Dopo questa lo farà sicuramente. Sì, anzi, probabilmente sarà l'unico set. I match, ma... Grand Final. Ricordiamo che Loci deve resettare il bracket. Blu comunque però non va con Link. Vittorie da, cioè 5 vittorie. Blue Link, Loci ha 5 vittorie da battere Blue Link. Ripeto, se le fa tutte di fila, arriva Sakurai a casa sua a portargli la pizza col sashimi. Mamma. Quando Blu decide di prendersi il centro dello stage, ha veramente un modo di fare spacing che è impressionante, una tecnica, un numero di azioni per minuto, un numero di letture che è impressionante. Serie di up tilt di Mario. Tenta la grab, no? Prova la K, maligna. Magari si è confuso che con Arthur. Blue Link è furbo come una volpe. Oh, bella lettura, lo paralizza. E adesso è Mario che si gioca l'edgeguard, rientra bene Loci. Che comunque è in gran forma. Perché non... un'occasione sprecata per Loci. Back air di Loci. L'ha provato. Rientra Loci. Mamma. Una sapienza sull'edge da parte di entrambi i giocatori veramente invidiabile. Io sarei caduto probabilmente alla prima trappola dei due. Two frame punish da parte di Blue Link. Back air, prova la paralisi, sale Loci. Sì, sale Loci. Beh, Blue Link si piglia il primo stock, side smash. Up air di Loci, bella la DI di Blue Link. Loci va avanti, back air. I giocatori si conoscono, sono in forma. Cerca Loci di mirare con... Loci sta provando la matrice Capitan Falcon. Comunque su certe decisioni, sulla spettacolarità di certe decisioni è notevole. È comunque impressionante il Mario di Loci. Prendersi un game contro Blu, contro
non è comunque da tutti. Molti non ce la farebbero con il loro main, Loci al secondo, e nonostante i due si conoscono. Capitan Falco, attenzione, K. Poteva. Riprova Loci. Interessantissima pair. Blu. AB. Scende down air. Loci back air. Attenzione a Leggi, due cosa combinano. Loci prova l'up smash. Lo cappa. Grab. Attenzione, grab. Fuori a due. È al 107% però Loci. Però non è ancora bene finita, questa partita. Non è ancora finita. Alle volte basta semplicemente una K per vincere il match. Io con Ganondorf ne so qualcosa, in questo caso non si realizza. E Blue Link di classe porta a casa l'1-1. Loci non riesce ancora a resettare il bracket. Ricordiamo, Loci winner e Blue Link in winner, Loci loser. Vediamo se adesso riuscirà a resettare il bracket Loci o meno. Town and City. 3, 2, 1, via! Blu cambia il colore del personaggio per confondere le idee a Loci. Serie di up-tilt classica di Mario. Mario è veramente... Axel si lamenta che c'è un altro Axel in sala. E si confonde con il suo nome, sì. Tanto. Purtroppo pensava di avere uno dei nomi più unici abbastanza... al mondo, in effetti è così. Tanto il Se match non supera il trauma, abbastanza... chiamerà il figlio Goffredo per assicurarsi che non ci sarà nessuno in sala con lo stesso nome. Buono. Down air. L'up B di Loci. Trova la mossa giusta al momento giusto. Timing perfetto e si prende uno stock. Questo è il meglio che la scena Smash Lombarda può offrire. 0-0. 0-0. Uno stock a testa. Blu se l'è preso prima. Serie di up tilt. Questo te la becchi tutta a basse percentuali. Loci palleggia come Allen Iverson contro i Lakers in gara 1. Si studiano i due. Non lo fa scendere, attenzione. Molto bene, ma sta giocando bene Mario in questo momento, sta dettando lui lo spacing. Buonissimo il down air di Blu. Attenzione al side B che lo gimpa. Two frame punish sul side B, questa roba è una roba per pochi eletti. Non era due frame, mi corregge Loci. No, ma peccato, era ancora in alto, non aveva il salto di prima, non aveva ancora Scusatemi. A me la, sono convinto che Blu su certe chiamate sia una roba per pochi eletti. Smash massoneria, la classe di Blu. Sopravvivi! Potrebbe finire qui. Potrebbe finire qui. Loci ha ancora un match per resettare il bracket. E si usa Roy. Roy! Or boy. Roy, che non è quello col guscio. No, non è quello col guscio. Sopravvivi! Attenzione, Blu ci tiene a questo, ragazzi. È uno stilista, Blu. Nato esteta. Può essere quella la punta della sua forza. Sì. È anche il miglior giocatore al mondo di Giulia Passione Moda. Poi dopo si è dato a Smash quando gli si è rotto il DS. È un grande, i due si danno il pugno. Se avessero un euro per ogni... Se avessero un euro per ogni volta che si sono affrontati inizia. Questi due. Entrambi si tengono a distanza. Sarebbero molto ricchi. Ci si inizia. Si studiano, fase di studio iniziale. Short top nair per tenere lo spazio da parte di Blu.
Lodge sta cercando di entrare. Chiaramente il segreto per usare Falcon, la strategia quando usi Falcon è sempre la stessa: avvicinati, prendilo, buttalo in aria e palleggiaci. Se ti va bene bene, se non ti va bene becca la chiamata che lo spike. Lo sta aspettando, prova. Buonissimo Blu. Mamma mia. Se il corring di Blu era spettacolare, il ROI di Blu è veramente un altro livello. Probabilmente con metà dei personaggi riuscirebbe a battere tre quarti della scena italiana. È sempre impressionante. Tra le tante cose che mi impressionano di Blu, la sua capacità di gestire più personaggi con caratteristiche diverse, da Charizard a Link, è sicuramente quella più interessante. Loci prova la Nick e non entra. Riprova la Nick e non entra. Ha bisogno di una Niloci, se la sente. Ed eccola. No? No, non la mette. Capitan Falcon in questo momento ha bisogno di una Nick to taunt. Non ci... ce la fa. Ed smash! Eccola. Buona lettura. Loci non taunta. Non fa vedere le mosse a Roy. Buono la Peri in questo caso per coprire in caduta. Blu sull'edge. I due sanno quanto sono pericolosi. A pair di Blu. Momento giusto. Si prende anche lui uno stock. 19-0, la situazione in parità. Fa sfolla Loci quando potrebbe tenerlo ancora in aria per un attimo. Roy cerca Blu di toccare. Non riesce col neutral B. Loci lo prende. Partita interessantissima, ecco, in questo momento. Loci non... Blu non lo fa scendere a Loci, qua non riesce. Non gli dà tregua, sì. La classe dei due giocatori è invidiabile. Buona la presa di Loci. Momento giusto, no? Al posto sì, giusto, inizia a palleggiare. Ed ecco! Non tocca! È il vincitore della tappa VGP milanese per le qualifiche. È Blu Link, il solito sospetto. Loci seconda, qui va tanto di cappello. Terzo Axel. Quarto uno che insomma le ha ladrate un po' tutte. Sì, abbastanza.